Ciao Elena, ti prego, fammi uno dei tuoi video posseduti, versione estiva, che mi fanno veramente divertire. Ok, ovviamente potevo non fare un video richiesta di questo genere, ragazzi. Fatemi dare un ultimo tocco. Ok, oggi mi gira veramente il ca di brutto. Ok ragazzi, iniziamo. Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Io sono Elna, questo è un video versione estiva, cioè un video in versione satanica. Vi ho fatto il video sulle vibrazioni positive, però vi ho anche detto che è importante vivere tutte le nostre emozioni perché altrimenti ci rimangono addosso e ci fanno stare molto male. Quindi oggi vi faccio vedere la dimostrazione di cosa vuol dire buttarsi dentro un'onda emotiva, viverla e poi lasciarla andare. Ma adesso ci siamo dentro. Ragazzi, ieri ho dormito praticamente 3 ore. Saranno ormai giorni e giorni e giorni che io dormo malissimo, se non pochissimo, perché siamo in estate. La stagione più di m***a che esista. Un qualcosa di inspiegabile e io mi chiederò sempre come possa piacere a tanti elementi. Ho sempre pensato che piaccia ai rettiliani, quindi secondo me quelli che amano questo clima sono alieni, probabile, non è mica da escludere questa cosa. Come mi girano le palle, madò, come mi girano le palle! Sono combattuta tra comprarmi una motosega, però non dovrei tenere in mano una motosega, cioè siamo a questi livelli. Comunque non mi ricordo se avevo già fatto il punto, cioè ho fatto il video, volevo dire, dei motivi per cui io odio l'estate, ma quest'anno vi beccate la versione, diciamo, 2.0. I 10 motivi per cui l'estate fa cagare. Iniziamo quindi con il primo. Vabbè ragazzi, cosa vi sto a dire a fare? La cosa che fa più schifo dell'estate è il clima. Questo clima maledetto. Non so da chi, ma maledetto, dove abbiamo queste temperature orribili che superano i 30 gradi, cioè io posso resistere fino ai 25. Poi già mi incazzo anche prima comunque. E comunque abbiamo queste temperature che superano i 30 gradi, guardate già mi si alza il labbro per disgusto. Mi si alza il labbro per disgusto. Che ormai continuano già da tanto tempo, cioè ormai sono parecchi giorni che fa questo clima maledetto e mi sono rotta il c***o, cioè basta. Universo, lo so che mi stai ascoltando, fai venire pioggia, fai piovere madonne, altrimenti le madonne le faccio volare io e sono in grado di farlo. Comunque, ragazzi, questo clima schifoso, caldo, umido, appiccicosiccio, che detesto, che poi non potete truccarvi, i capelli sono uno schifo, vi dovete sempre vestire poco, che se c'è una cosa che io odio, vestirmi poco, perché amo le maglie a maniche lunghe, amo gli stivali, sapete che a me piace tutto ciò che è di similpelle, di pelle, mi piacciono i giubbotti di pelle. Cioè io odio vestirmi in modo estivo, mi fa schifo perché non mi rappresenta il carattere. Devo cercare di stare calma. Questo clima ovviamente a me non fa manco bene perché sapete che non posso stare alla luce solare, perché sennò mi riempio di orticaria e poi ho la pressione bassa di natura e tendo l'anemia, quindi poi mi ritrovo la pressione 90-45. Oggi ho dovuto prendere 3 pasticche di ferro, altrimenti mi sento cadere, cioè mi sento il battito cardiaco che non esiste. Ed è una cosa che è veramente fastidiosa. Io non ho la pressione alta, io ho la pressione bassa, quindi amo il freddo, ovviamente.
Comunque, un altro punto, il secondo punto, perché l'estate fa schifo. A sto cazzo. E il cibo, ragazzi, il cibo perché io odio la frutta, nel senso che io non sono una mangiatrice di frutta, non lo sono mai stata. Ne mangio veramente poca perché mi fa schifo, non mi è mai piaciuta. Mi piacciono solo gli agrumi e i cachi, che indovinate in quali stagioni capitano? In autunno e inverno, ovviamente. In estate abbiamo tutta quella frutta che è tipo dall'anguria che mi fa ribrezzo, passando dalle pesche alle albicocche che non mi piacciono, quelle cose di Macedonia, quelle robe con i kiwi, quelle robe lì. Io mi ero fatta l'anno scorso l'acqua di frutta, se vi ricordate, proprio perché io non mangio la frutta, quindi ho detto vabbè, l'acqua la bevo. Però io non sono una mangiatrice di frutta perché non la digerisco, la trovo acidula. Bruschina, dolcina, mi fa schifo, ragazzi, non mi piace. E poi la trovo faticosa da digerire nello stomaco perché c'è acqua e cellulosa. L'ultima volta che ho mangiato l'anguria, non so che anno era, però ci ho messo anni a digerirla, veramente. Schifo, non mi piace. Poi odio tutto ciò che è insalata di riso, insalata di pasta, quelle robe lì. La pasta fredda, ma che cagata è la pasta fredda, ragazzi? Cioè, fa schifo! È immangiabile la pasta fredda, mi sembra il pastone che si fa ai cani. Avete presente i cani quando ci mettete la pasta tagliata con le forbici, gli avanzi, e poi mescolate tutto, la pasta fredda è la stessa cosa, insomma. Ecco. Quindi mi fa schifo, a me piace mangiare il risotto con i funghi, la polenta, il pollo arrosto con le patate. Cioè, insomma, roba autunno-inverno, il cotechino con le lenticchie. Poi il terzo punto, perché l'estate è una merda, sono gli animali che esistono volanti. Io non sono vegana, ragazzi, quindi io divido gli animali carini, puccini, teneri e le bestie di Satana. Secondo me le zecche, le vespe, le zanzare tigre, le cimici sono rivoltanti e non ho pietà per loro e le odio. Soltanto che questi animali disgustosi in estate si riproducono, insieme anche agli scarafaggi, tra parentesi, mi è venuto in mente, e sono sempre in agguato e devi sempre stare lì, chiudi la porta, entra una mosca, poi fa le uova sul cibo, entra una vespa, entra sto c***o, e quindi odio, odio. Poi il quarto punto, perché l'estate fa schifo, è perché spesso trovate tutto chiuso, no? Voi andate nel vostro negozio preferito, chiuso per ferie, ci vediamo settembre. Chiamato in ufficio e non c'è, tornerà poi quando ritorna dalle ferie e voi perdete tempo oppure vi attaccate a sta cippa e vi incazzate da soli, come succede spesso a me. Poi, quinto punto, siccità schifosa che stiamo vivendo, non so da voi, ma qua in Piemonte, ragazzi, siamo veramente messi molto molto male. Abbiamo i fiumi tutti in secca, il lago che perde centimetri, i torrenti ormai vuoti, manca l'acqua per irrigare, ormai è tutto una roba che è pericolosa anche, e ovviamente la gente se ne fotte, va bene, anche da dire, però io la reputo una situazione gravissima. Che ovviamente l'estate peggiora sto schifo, no? Avete visto i ghiacciai come si stanno sciogliendo? Cioè, è tutto uno schifo di odio, non so nemmeno come descrivere questa roba. Quindi sì, quello è il quinto punto, ragazzi, la siccità. Poi, sesto punto che odio di questa stagione stramaledetta da Dio, vabbè, ovviamente sono i truzzi, che loro è il loro habitat naturale. Stranamente, come lo scarafaggio, ci fate caso che si sviluppano e crescono nello stesso periodo dell'anno, non è una combinazione, secondo me c'è una similitudine. Comunque sì, li riconoscete perché sono quelli che scassano la mia solitamente quando comincia a venire la sera, vanno in giro, danno fastidio, le solite 4-5 nullità che ci dobbiamo beccare, però ogni tanto poi si schiantano contro qualche pilone. Ma ci dispiace veramente, sono cose che non dovrebbero mai capitare, poverini, poverini. Il settimo punto, ragazzi, settimo punto,
del perché odio l'estate, sì, me li sono scritti perché me li dimentico. Il settimo punto è la luce perenne. Io detesto la luce forte perché ho gli occhi chiari, ragazzi, mi dà fastidio, devo sempre tenere gli occhi strizzati, vado sempre in giro con gli occhiali da sole da vampiro, e quindi a me la luce per tante ore dà fastidio alla pupilla, no? Mi dà proprio fastidio. In estate abbiamo questo schifo di momento dove dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera il sole non tramonta, ma è ancora lì che perdura. E quindi quella luce perenne, a parte che mi fa venire poi un cerchio alla testa perché sono i tendini, a forza di strizzare gli occhi mi fa male qui poi, ma è proprio il fastidio di questa luce maledetta. E come vi dicevo, io non sono solo luce, sono anche ombra, mi piace anche l'oscurità. E quindi amo quando alle 16:30 il sole tramonta, come quando è novembre, ragazzi, e si leva dalle palle. Cioè, quello per me è il massimo che possa essere di felicità. Poi l'ottavo punto, giusto? Siamo all'ottavo punto, sono le grigliate, ragazzi. Una cosa che ho sempre detestato profondamente sono le grigliate. Non mi interessa di carne di pesce o di verdure, quindi tutte le grigliate, anche quelle vegane. Odio proprio le grigliate, perché c'è quel puzzo di carbonella che mi fa... Perché è fastidioso, cioè la grigliata secondo me andrebbe fatta in un posto isolato, in quei posti da campeggio, dove ci sono quei tavoli di legno, ma ho sempre avuto a che fare con gente che fa le grigliate in città oppure vicino a me, e odio questa cosa. Ditemi anche voi se odiate le grigliate. Io l'ho presa in odio fin da quando ero piccola. C'ero andata una sola volta a una grigliata, non ho mangiato niente perché mi faceva tutto schifo. Devo essere sincera, io non mangio, ragazzi, roba che spuzza di fumo o roba che è mezza cruda e mezza cotta. No, no. A questo punto preferisco un falò e arrostire le cose con il legnetto sul falò, come si vede nei film americani. Ma la grigliata truzzesca, sapete la classica grigliata di quel tizio che li riconoscete, no? Cappello rasato qui, piercing al sopracciglio, maglietta da idiota, cibo di scarsa qualità che però deve grigliare, amici che si ubriacano insieme, insomma, la festival della truzzaggine, l'ho sempre detestato. Non fa per me, non farà mai per me, l'odio. Poi, nono punto, siamo al nono punto, è la musica di m***a che abbiamo in estate, perché solitamente è il periodo dell'anno in cui gli artisti musicali danno il peggio di loro, no? Perché devono creare il tormentone estivo, che per carità è divertente, lo ascolti un paio di volte, 3, 4, poi dopo lo senti sempre, poi alla fine sei una mazza da baseball, spacchi la radio, che ovviamente il truzzo è la sua vita, quella, non c'è neanche da dire. Però in estate abbiamo uno stile musicale che fa veramente schifo, abbiamo principalmente techno house, reggaeton, musica latinoamericana, la quintessenza della robaccia, Devo dire che quest'anno per fortuna qua a Giaveno momentaneamente i concerti che ho sentito sono stati buoni, perché ho sentito gente che cantava musica rock, quindi, cioè, miracolo, ragazzi. Numero 10, allora, ovviamente, una volta avrei messo i bambini posseduti, ragazzi, però alla fine sto rivalutando i bambini perché hanno ragione. Hanno ragione di rompersi le palle perché hanno dei genitori deficienti, imbecilli. Non è colpa loro, perché se io avessi un bambino non lo lascio a 40 gradi, ovvio. Ieri, ragazzi, ho visto una scena a Giaveno, ve la devo raccontare. Padre che porta la bambina, 6 di sera, no, quasi le 7, ora di cena. Da noi si mangia alle 19 solitamente in Piemonte. E la bambina a un certo punto diventa Satana. È classica crisi isterica da bambini. Io vado a vedere sul balcone e vedo che era di fronte alla gelateria e secondo me voleva il gelato, ma il padre non gliel'ha comprato perché era ora di cena. E io dico, quanto devi essere idiota, secondo voi, quanto devi essere idiota a portare un bambino
con il caldo porco di fronte a una gelateria e poi dire no, non te lo compro adesso perché non è l'orario giusto. Devi essere proprio idiota, no? A parte che aveva ragione la bambina, perché secondo me d'estate è meglio fare una cena con un gelato, tanto nutriente, avrebbe risolto il problema. Lì fa capire la mancanza totale di psicologia che hanno certi. Comunque sta bambina poi era posseduta, ma aveva ragione, giravano le palle anche a me. Certe volte io mi comporto uguale. E quindi questi bambini una volta, perché c'è cioè, il bambino che piange, ragazzi, a volte può dare veramente la testa, questo lo so, però li sto rivalutando perché hanno ragione in questo caso, cioè hanno ragione perché la colpa è dei genitori. Poi adesso vediamo come ci sono certi genitori psicopatici. Avete visto le notizie di cronaca, ragazzi? Ma complimenti, eh? Scambiare un bambino vero per una bambola reborn, lasciarlo 10 giorni senza cibo e acqua e poi trovarlo secco. Ma vedi te, vedi te, vedi te se non succede. Mi chiederò sempre perché la gente, ragazzi, si riproduce e fa figli quando non ne sono in grado. Cioè, io non ho figli. Non ho mai voluto figli una volta all'inizio, cioè quando ero giovane, per il semplice fatto non che odio i bambini, ma perché so che sono impegnativi e richiedono tanto, tanta fatica, soldi, salute fisica, salute psicologica. E io sono sempre stata dell'idea che piuttosto di rovinare la vita a uno, non lo creo, ovvio. Cioè, ditemi voi se non è una cosa logica. E comunque sia, se io avessi a che fare con un bambino, lo tratto in una maniera che non lo tratto come un povero idiota, ma soprattutto, cioè, no, ragazzi, mi prude il naso perché ho messo la cipria. Soprattutto non lo elimino, cioè, nel senso, questo è anche un messaggio, allora, madri o sottospecie di madri che non siete tali, perché è una bestemmia definirvi così. Ma questo è un messaggio per voi, no? Se avete procreato bambini e poi avete scoperto che li odiate per un qualsiasi motivo, dateli a qualcuno, cioè nel senso, portateli in un ospedale, portateli in un posto dove ci sono, non so, servizi sociali, assistenti sociali, portateli in una chiesa, no, forse in una chiesa, non so, oddio, forse potrebbe essere non tanto sicuro. Comunque. Non volevo fare una battuta di black humor, però mi sa che l'avete capita. Comunque, portate questi bambini ovunque dicendo chiaramente, cioè, è meglio la verità. Basta, non me ne riesco a occupare, non lo sopporto, ve lo do in adozione. Lo so che uno potrebbe pensare che fate schifo, ma non fate schifo, perché è così che si comportano le persone che ammettono di non essere in grado di portare avanti un determinato ruolo, ma non dovete eliminare quel povero Cristo. Siete degli spietati assassini, delle spietate assassine o assassini, siete uomini, che non potete avere perdono né in questa vita né nella prossima né nella terra né nel cielo, insomma, perché fate schifo pure al demonio. Cioè, non potete comportarvi in questa maniera, inutili rifiuti della società, non potete farlo. Vi va di fortuna che non mi avete incontrato di persona, sperando sempre che in galera qualcuno vi liscerà il pelo. Niente, detto questo, erano i 10 punti perché l'estate è una stagione maledetta che fa schifo, che odio profondamente, però mi sono sfogata e finalmente ho buttato fuori l'emozione. Quindi adesso. Oh, cacchio, mi sono sporcata di rossetto, no. Quindi adesso voglio che l'universo faccia venire la pioggia. Ma tanta! Cioè, non mi accontento di come 2 o 3 giorni fa qua ha fatto tipo, sapete, quegli scrosci di umidità, che poi fa ancora più caldo quando è così. No, io voglio che venga un temporale vero, come Dio comanda. Quindi, universo. È il momento di aprire i rubinetti e di tenerli aperti, fai piovere. È un ordine questo, non è una preghiera di supplica, è un ordine. Ok, ragazzi, basta perché sennò vado troppo fuori e oggi è così, oggi mi gira male. Oggi sono in versione psycho. Cioè,
Cioè, veramente oggi mi gira male. Sento comunque le vibrazioni di cambio di atmosfera, quindi probabilmente verranno giù tante Madonne. Vengono giù le Madonne, secondo me, perché quando io comincio poi a perdere la bussola, vuol dire che cambia il tempo. Io sono molto emotiva e molto sensibile, ragazzi. Quando poi ci sono dei cambiamenti, io li sento prima, come gli animali, cari. E quindi secondo me cambiano delle cose, mi auguro, perché veramente non ce la faccio più, cioè sono perennemente sudata. Cioè. Guardate i capelli, li ho lavati ieri, sono già mosci, non lo so. Poi il trucco, però è figo questo ombretto. Niente, vi saluto perché sennò questo video delirio è troppo lungo. Ci vediamo al prossimo video. E comunque l'estate sarà sempre una merda.